Sono ancora un po' malconcio, stiamo facendo tutte le cure possibili immaginabili per recuperare in vista della partita di domenica. Diciamo che è una corsa contro il tempo, però tutto il reparto sanitario, insomma, si sta adoperando al massimo per mettermi in campo e vediamo. Dai, oggi ancora ho diversi dolori, domani faremo un'ecografia. La bicipite femorale, vediamo un attimo, insomma, ce la metteremo tutta. Ecco. Mi sarà un'ottima partita da parte di tutta la parte difensiva, da parte di tutta la squadra. Sapevamo di affrontare un avversario importante, volevamo sicuramente vincere. Abbiamo avuto, secondo me, più fame dell'Ascoli di vincere. Alla fine abbiamo portato a casa i 3 punti che erano importanti perché, insomma, per noi lo Zini deve diventare un fortino, deve diventare assolutamente qualcosa che ci trascini verso la vittoria, e quindi insomma sarà una vittoria ben fatta e che comunque dà positività all'ambiente anche per il futuro. È stata una partita da quel punto di vista particolare perché anche il primo tempo comunque l'intervento con Padoin è stato molto doloroso. Sinceramente rimanere in campo è stata anche un po' una scelta un po' incosciente perché non stavo bene, ero un po' zoppo, però la voglia era talmente tanta di aiutare i miei compagni, comunque di arrivare fino alla fine, di portare a casa la vittoria, che insomma sono rimasto anche in campo un po' meno matto, però sicuramente l'adrenalina mi ha dato una grossa mano per portare a casa la partita perché non stavo al massimo. Sì, hai ragione. Condivido totalmente e fortunatamente insomma negli ultimi anni hanno levato la regola del rigore che c'era anche l'espulsione. Portiere è un ruolo sì, poco tutelato perché insomma, siamo vicini alla porta e quindi tutti ci provano, no, a spingere la palla dentro, però rischiamo parecchie volte perché comunque di mezzo ci sono scontri forti e sicuramente dovrebbe essere più tutelato con delle sanzioni anche più pesanti per chi fa interventi gratuiti perché anche quello di Michael Atapa è stato un intervento totalmente gratuito. Ma non sapevo che fosse la presenza numero 100, quindi sicuramente un bel traguardo, ne sarei orgoglioso. Quello che provo è sicuramente un profondo senso di responsabilità. Dopo 5 anni a Cremonese, come avevo già detto in precedenza, è diventata una seconda pelle, insomma, ha superato la mia casa natale che è Cesena, e quindi sicuramente il senso di responsabilità diventa più alto. D'altro canto io come ragazzo cerco sempre insomma, di mettere davanti l'obiettivo comune che è la Cremonese, non tanto i successi personali, anche se sono un ragazzo ambizioso che vuole migliorarsi in tutto e per tutto. E sicuramente dopo 5 anni questa cosa qui è più amplificata, ma perché sto bene, perché è una proprietà che sposa in pieno i progetti miei anche personali, quindi insomma. Se fosse per me durerebbe ancora, poi sono in scadenza, vediamo. E sì, è sempre stata la mia caratteristica da sempre, ho sempre, perché dai, mi prendo a cuore i compagni, mi prendo a cuore comunque il nostro lavoro, insomma, quando si vince si sta bene, indipendentemente se giochi, non giochi, eccetera, come vivi quotidianamente la settimana, eccetera. Quindi io, poi sinceramente, qua a Cremona ci sono prospettive belle, prospettive future, ambiziose, quindi si cerca sempre di dare una mano, anche perché io credo che comunque la leadership sia qualcosa che non venga determinata dal fatto che tu sia in lista o meno alla domenica, è qualcosa che insomma te la devi andare a prendere con gli atteggiamenti, quindi gli atteggiamenti sono totali dalla settimana alla partita o annuali, insomma. No, sono cose che fanno sicuramente piacere, cioè sono cose che emozionano. Credo che in questi anni i tifosi mi abbiano sempre anche spinto nei momenti difficili perché comunque hanno intravisto la mia benevolenza sempre, no? Nel mettere davanti a tutto sempre il bene della Cremonese. Sicuramente è stata un'emozione particolare, noi calciatori viviamo per questo, indipendentemente. Questa cosa sia capitata a me lunedì sera e niente, lunedì poi è stata una partita bella perché poi è coronata con la vittoria,
però è questo che deve fare comunque tutto il sistema cremonese, deve lottare insieme, cercare di essere il più equilibrato possibile perché il campionato di Serie B è lungo ed è troppo importante insomma essere equilibrati ma allo stesso tempo ambiziosi e vogliosi di alzare l'asticella quotidianamente perché è solo così, lavorando meglio degli altri, che poi alla lunga rivincimi.